Ciao amici, siete soliti vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ah, io lo preferirei pieno, magari di un bel cocktail da sorseggiare in riva al mare. Magari. Ma sai che esistono alcuni cibi che producono infelicità? Ma come? Io pensavo che mangiare fosse sempre una vera gioia. Certo, mangiare è appagante, ma l'effetto finale dipende da cosa mangi. Il cibo alimenta la chimica del corpo e infatti alcuni cibi, dopo essere stati consumati, peggiorano l'umore, altri no. Oggi voglio parlarvi degli alimenti che influiscono direttamente sull'umore. Come sapete, è una vita che sperimento gli effetti del cibo sul corpo e il primo è il mio. In questo video le notizie sono due, una bella e una brutta. Iniziamo dalla brutta. I cibi che provocano cattivo umore subito dopo averli mangiati sono quelli che piacciono di più e li consideriamo pure buoni. La notizia bella è che sappiamo che non sono salutari e che vanno evitati. Avete mai sentito parlare di junk food, anche noto come cibo spazzatura? Si tratta di alimenti con un'elevata quantità di zucchero raffinato, carboidrati raffinati e amidacei, troppo sale, insaporitori e acidi grassi idrogenati. Non vi voglio spaventare, ma l'effetto di queste sostanze sul corpo è simile a quello degli stupefacenti, in modo negativo. Appagano subito i sensi, li saturano di gusto e sapore, danno una scossa perché alzano l'indice glicemico, così sembrano dare forza e invece creano stress al corpo perché sono cibi che favoriscono lo stato infiammatorio cronico nell'organismo, con effetti nocivi e umore che peggiora. Ad esempio, è stato scientificamente provato che l'incremento di zucchero nel sangue induce subito stati di ansia, affaticamento, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Allo stesso modo, chi è aggressivo e nervoso probabilmente assume molti grassi idrogenati che bloccano l'assimilazione degli acidi grassi buoni, come gli omega 3, dei veri regolatori dell'umore. E adesso voglio elencarvi quali sono i tre peggiori cibi dell'infelicità, così li evitate. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Eccoli i cibi molto consumati che sono infiammatori e dannosi per l'umore. 1. Hamburger e patatine del fast food. Vade retro, causano picchi altissimi di dopamina seguiti da tristezza, depressione e affaticamento. 2. Bevande molto zuccherate. Come i cibi da fast food, anche le bevande zuccherate causano tristezza e anche malumore, magari non subito, ma insomma, infelicità a lento rilascio. 3. Cibi con conservanti. Sono spesso in lattina o confezioni singole. Bisogna fare attenzione all'etichetta, leggere bene per evitarli. Bene amici, oggi abbiamo scoperto come evitare infelicità e malumore a causa di alcuni alimenti. In un prossimo video vedremo i cibi che invece danno felicità al corpo e alla mente. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, un reminder simpatico per evitare di essere infelici. Mangia sano e vivi felice con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.